Ormai l'arrampicata è diventata un'attività, per me ancora una disciplina, ma ormai è uno sport olimpico, per cui tante persone si approcciano, si avvicinano all'arrampicata anche in forma molto leggera, quindi seguendo magari dei tutorial su internet e pensano di poter arrampicare, di saper già arrampicare, senza tener conto che l'arrampicata non è soltanto un gesto motorio, ma è anche e soprattutto la parte, l'aspetto della sicurezza che va assolutamente preso in considerazione. Quindi arrampicare è sicuramente un'attività particolare. Noi impariamo ad arrampicare perché è qualcosa che fa parte del nostro DNA, è un'attività, è uno schema motorio di base. Però c'è poi tutta la parte che riguarda invece proprio la sicurezza, quindi l'uso di determinati materiali e soprattutto l'avvicinarsi a determinate manovre che naturalmente ci portano a fare determinate cose in falesia, divertendoci innanzitutto, senza avere il patema all'animo di farsi del male e quindi fare le cose in maniera assolutamente corretta e sicura. Chiaramente è necessario, come per tante discipline, soprattutto come nell'arrampicata, di avere una persona che vi accompagna ad avere questo approccio di sicurezza nei confronti della falesia, della montagna, utilizzando tutta una serie di attrezzature nel modo e nella maniera più corretta possibile, quindi a partire dalle corde, dall'uso e dall'indosso nell'indossare un imbrago all'uso del casco, molto importante, ormai anche da noi, in altri paesi d'Europa, ormai quasi obbligatorio, da noi un po' meno, però l'uso del casco, soprattutto in certe falesie, è fondamentale, importantissimo, perché magari cadono pietre, magari ci sono animali nella parte superiore della parete che sostano e fanno cadere appunto oggetti e quindi è molto importante utilizzare il casco. Poi anche in caso di caduta naturalmente il casco è fondamentale. L'uso naturalmente dei dispositivi, saper usare i dispositivi di sicurezza come il secchiello, come il grigri, come l'utilizzo di tutta l'attrezzatura per la progressione, che sono appunto i rinvii, che sono questi due moschettoni uniti da una fettuccia, e poi naturalmente ci sono tutte le attrezzature di contorno, come il secchiello della magnesita, le scarpette, che non hanno fondamentalmente un uso di sicurezza, ma semplicemente ci mettono nelle condizioni di arrampicare assolutamente meglio. Diciamo che gli attrezzi che noi utilizziamo per la sicurezza sono soprattutto l'imbrago, la corda e naturalmente tutti i moschettoni, i rinvii e i dispositivi di assicurazione che noi utilizziamo quotidianamente nella pratica dell'arrampicata sportiva. È chiaro che affidarsi, questa è una cosa molto importante, avvicinarsi alla montagna, avvicinarsi alla falesia è naturalmente bellissimo, anche perché la Sardegna non è fatta solo di mare, è fatta anche di tanti luoghi all'interno, anche sulle coste, che ci permettono appunto di utilizzare la roccia per arrampicare. E quindi non soltanto poi nel soprammonte della Sardegna, quindi nei classici posti che noi immaginiamo nella zona del Nuorese, dell'Ogliastra, ma anche da noi in provincia di Oristano abbiamo tante falesie dove poter arrampicare, dove poter svolgere la nostra attività. Ripeto, è comunque molto molto importante affidarsi. Ormai in Sardegna, dal nord al centro al sud, ci sono tantissime palestre con degli ottimi istruttori che possono darvi tutto quello che è necessario per imparare, per andare in falesia innanzitutto con lo spirito del divertimento, quindi passare una giornata insieme a degli amici con la certezza di non farsi del male, perché comunque sia nell'arrampicata è insita la pericolosità, il fatto di farsi del male,
spesso anche di farsi molto male se non si hanno determinate conoscenze e determinate competenze. Conoscenze e competenze che solo un istruttore vi può dare. Quindi non affidatevi ai tutorial sui vari canali di internet, ma cercate veramente nella vostra provincia, nella vostra città, una palestra dove troverete sicuramente degli ottimi istruttori che vi danno la possibilità di imparare questa splendida attività.